Buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati al Teatro a Casa Tua, la rubrica web dell'ERT della Friuli Venezia Giulia dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena teatrale. Ormai è qualche mese che vi accompagniamo ogni giovedì a scoprire quello che stanno facendo attori, registi, ballerini, musicisti e come stanno affrontando questo periodo così complesso per il mondo dello spettacolo dal vivo. Quest'oggi però facciamo un passo in più con il nostro ospite, a cui do subito il benvenuto, quindi benvenuto a Walter Brauer. Ciao, Ricordiamo, benvenuto a tutti. grazie appunto a Walter, attore, regista, presidente e direttore artistico di Artisti Associati, presidente e co-direttore del Teatro Duse di Bologna, nonché ideatore e direttore artistico del circuito danza del Friuli Venezia Giulia, che è oggi confluito nel circuito ERT. Quindi, insomma, benvenuto. Si può parlare, appunto, parleremo di teatro, di danza a 360 gradi, ma ci piace l'idea di far partire questa nostra chiacchierata con l'inizio del suo rapporto con l'ERT, che nasce ormai tanti anni fa a Pontebba. Ci può raccontare, appunto, i tuoi ricordi legati al mondo del teatro? Guarda, Pontebba è nel mio cuore perché io ci ho vissuto la mia infanzia a Pontebba, ho tuttora degli amici che vedo ogni tanto e il Teatro Italia è stato per lo spazio, eccolo qui, lo vediamo, dove ho cominciato a frequentare il teatro da spettatore, da giovanissimo spettatore, perché i miei genitori mi hanno regalato l'abbonamento a teatro che potevo avere 10 anni. E quindi ricordo che anche d'inverno, a volte sotto la neve, uscivamo di casa, andavamo al Teatro Italia, godevamo degli spettacoli e poi tornavamo a casa. Non è che ho iniziato a pensare lì a fare teatro, però evidentemente queste serate passate in quel luogo meraviglioso, sono entrate nel mio cuore e sono rimaste risopite poi per molti anni, fino a quando poi ho pensato che questa poteva essere la mia carriera. In quel Teatro Italia ricordo di aver visto grandi artisti e questo è merito di ERT, che già allora faceva un'attività sul territorio diffusa nei vari teatri della regione e anche a Pontebba, che poi non è il paese più vicino, no? Siamo proprio, cioè le compagnie quando vanno a Pontebba è forse uno degli spazi teatrali più lontani da raggiungere. Eppure in quegli spazi, in quel teatro, io ho visto grandissimi interpreti, ricordo da Tino Boazzelli a Nora Ricci, a Veninchi, Paolo Poli, che poi ho conosciuto, e anche Gianrico Tedeschi, con cui poi ho avuto una vita teatrale davvero meravigliosa. Quindi Pontebba nel mio cuore, ancora oggi quando posso vado, passo di lì, vado a fare una passeggiata e poi passo sempre davanti al Teatro Italia. Oltre che davanti alle scuole, perché anche quello è un ricordo bellissimo, la scuola elementare e le scuole medie che io ho frequentato a Pontebba. E penso sia un'emozione a sé anche portare le compagnie con cui lavora o comunque portare degli spettacoli a Pontebba, immaginando un po' altri bambini, altri giovani, altri ragazzi che possono entrare e vivere quella stessa emozione, diciamo, scoprire il teatro. Beh, non dimentico che ERT e il Proloco di Pontebba hanno ospitato i miei primi lavori teatrali. Io ricordo di aver recitato a Pontebba Werther, quindi di Goethe, che quindi puoi immaginare quanti anni sono passati, essendo Werther un giovane ragazzo. E ho sempre avuto un filo diretto bellissimo con quelle e ringrazio ancora quegli operatori teatrali che mi hanno ospitato, perché se sono arrivato ad avere, diciamo, la carriera che ho avuto, perché riconosco, sono stato molto fortunato, certamente lo devo alle mie origini, anche a quel Teatro Italia di Pontebba, alla Proloco di Pontebba e a ERT, che inconsapevolmente si è, diciamo, allevata prima un attore, che poi è diventato anche direttore, insomma, ha fatto la sua carriera. E infatti appunto sono passati tanti anni, ci sono state tante esperienze, alcune appunto le abbiamo citate e questa è un po' anche un'occasione per raccontare al pubblico qualcosa che non vede, cioè appunto il lavoro della direzione artistica
della programmazione spesso è nascosto. E, mi piacerebbe però parlare appunto di come è poi avvenuta la collaborazione artistica con ERT, cioè come poi il circuito danza del Friuli Venezia Giulia è nato appunto da, sei stato uno dei promotori di questo circuito e come effettivamente è confluito nella grande poi attività dell'ente. Beh, la collaborazione con ERT è nata veramente tanti anni fa, c'era Castiglione e abbiamo lavorato con i primi spettacoli teatrali che io ho prodotto. Successivamente è arrivato Renato Manzoni, con cui è nata una bellissima esperienza di condivisione di progetti, di intenti. Renato ha veramente saputo tessere anche tra noi produttori regionali una, come posso dire, un'armonia che raramente si trova nelle regioni, un'armonia che va al di là della funzione che uno ha. Quindi ha messo, diciamo, ha creato come possiamo dire, un gruppo di lavoro al di là delle funzioni che uno poi ha realmente. Una delle funzioni che mi ero costruito negli anni, anche con una certa fatica, è stato proprio il circuito danza del Friuli Venezia Giulia, che dopo 3 anni di investimento è riuscito a sbocciare nel 2006, riconosciuto dal Ministero per i beni e le attività culturali. Sono stati anni di investimento, di lavoro anche in collaborazione con ERT in quel periodo. Siamo riusciti a inserire la danza all'interno delle programmazioni teatrali in abbonamento. Poi, diciamo, sono passati gli anni e mi pare nel 2015, anche per le nuove disposizioni ministeriali, abbiamo pensato che era opportuno unire le forze e creare il grande circuito multidisciplinare. Quindi noi abbiamo rinunciato a fare una domanda autonoma di circuito danza e siamo confluiti nel circuito multidisciplinare ERT, con cui continua però la collaborazione ed è una collaborazione felice. Grazie sia, come ho detto, al direttore, ma anche grazie agli uffici, ad Erika, a tutti quelli con cui mi interfaccio continuamente. È un bel lavorare così, perché quando l'intento è, come posso dire, chiaro, onesto, sempre a favore del pubblico, ecco, è un bel lavorare. Io di questo sono grato, assolutamente al circuito, perché ha saputo metterci in grado, e penso di poter parlare anche per le altre produzioni del Friuli Venezia Giulia, metterci in grado di lavorare in serenità riconoscendo le qualità e le competenze di tutti. Certo, sì, è per portare poi al pubblico in tutti i 27 teatri, non soltanto una proposta Una artistica. proposta di danza, perché ho dimenticato di dire, perché ho sentito la necessità di creare il circuito di danza, perché non c'era una vera e propria distribuzione della danza, era un'arte un po' dimenticata, anche perché non è semplice distribuire la danza, che ha bisogno di altri, diciamo, ha bisogno di necessità aggiuntive rispetto alla prosa, quindi ha bisogno di schede tecniche, di spazi particolari, di teatri che possano avere un pavimento non con troppo declivio. Insomma, ci sono delle situazioni anche tecniche per cui la danza è più complesso distribuire. Però ce l'abbiamo fatta, abbiamo lavorato insieme, ora la danza fa parte del cartellone di quasi tutti i teatri di ERT e questo, diciamo, è un bene per quest'arte che è cresciuta nella nostra regione, no? Poi in questo caso ci sono anche i teatri di artisti associati, quello di Gradisca e di Cormons, che collaborano con ERT per implementare, per arricchire il panorama della distribuzione della danza in regione. Quindi un bellissimo lavoro e credo anche un lavoro a favore di quest'arte che era un po'. Ed è ancora un po', si dice che la danza è un po' la Cenerentola dello spettacolo dal vivo. Ecco, ho lavorato tanto perché questo, diciamo, modo di dire sia superato. Ancora non lo è completamente, però ci sono molti teatri che adesso accolgono la danza con piacere e gli spettatori ci sono, quindi c'è tanto pubblico che ama quest'arte. Sì, e si sta creando anche proprio grazie a una distribuzione su tutto il territorio. E tra l'altro, a proposito di danza, erano diversi gli spettacoli in programma in questi mesi.
Pensiamo per esempio a Prelude appunto con Ambientato Romani e la pianista Costanza Principe, che sono state nostre ospiti appunto al Teatro Casa Tua, ma anche Carmen Bolero, Arcaico. Si è parlato molto durante tutto, diciamo, ormai lo scorso anno, ma anche in queste settimane, di come altri ambiti dello spettacolo dal vivo stanno vivendo la pandemia o questa situazione emergenziale. Si parla di musica, si parla di teatro, si parla di attori, magari gli attori che si dedicano al cinema o i musicisti che registrano. Si parla poco di come il mondo della danza sta affrontando questo periodo di difficoltà e che tipo di impatto concreto ha sui ballerini, sui coreografi, questa situazione di emergenza. Dal tuo punto di vista, che sicuramente hai mantenuto poi contatti con le compagnie, che sensazione hai? Come lo sta vivendo il mondo della danza questa fase? Ma io penso che questa pandemia abbia veramente, diciamo, creato dei disagi in tutto il mondo dello spettacolo dal vivo. E ci accomuna purtroppo tutti, dal mondo della danza, al mondo del teatro, della musica, ma anche tutta la parte tecnica, la parte organizzativa, la parte promozionale, la parte distributiva, la parte formativa. Ecco, quindi diciamo che è stata davvero l'apocalisse per il nostro settore. E ovviamente sono in contatto con molte compagnie di danza, ognuna cerca di, diciamo, crearsi dei momenti alternativi. Innanzitutto lo studio, perché sappiamo che gli artisti, i danzatori hanno bisogno di studio continuo, non si possono fermare un anno e poi riprendere, no, il corpo va tenuto in costante allenamento, quindi c'è uno studio continuo che in periodo di pandemia, mi hanno detto, avviene anche online, quindi attraverso il web. Quindi c'è questo studio, poi c'è la possibilità di vedere alcuni spettacoli in streaming, quindi si sono attivate le compagnie, poi chiaramente c'è la compagnia che ha più risorse, che lo può fare, la compagnia che soffre di più, anche lì ci sono vari livelli diciamo, di difficoltà. Preparando spettacoli nuovi, ho sentito delle compagnie che stanno lavorando per programmare il 21-22, la stagione 21-22, quindi diciamo che non come nel teatro e credo anche nella musica, nella danza, non si è rimasti con le mani in mano, si continua a lavorare. Purtroppo non c'è lo spettacolo davanti al pubblico. Mi diceva una direttrice di compagnia proprio questa mattina che la cosa più dolorosa per loro è durante uno streaming che poi è stato visto da molte persone, 3.000 persone, quindi molte, molte più persone che poi di quelle che potevano poi frequentare quello spazio teatrale quella sera. Però dice che è stato dolorosissimo fare gli applausi senza pubblico, ringraziare un pubblico che loro non vedevano. Poi è stato un successo, quindi anche psicologicamente, per tutti noi che viviamo questo lavoro in maniera profonda, perché altrimenti non lo faremmo, visto quanto è faticoso e difficile, psicologicamente è molto importante l'impatto psicologico. Se la prima parte della pandemia, cioè la chiusura di marzo-aprile, insomma, l'abbiamo superata con grinta. Devo dire che anch'io ogni tanto ho dei momenti di smarrimento, perché è un anno che siamo fermi, quindi bisogna superare anche questo, bisogna reagire anche a questa apatia che può subentrare. Ecco. Le compagnie mi pare che stiano facendo proprio questo, si stanno organizzando per il futuro, come tutti stiamo facendo. Io per quello che posso le sostengo, quindi riprogrammo un po' come fa ERT, ricontinuiamo a ricalendarizzare le date, diamo sicurezza, diamo una parola buona, cerchiamo di sostenere, insomma, questo mondo di cui facciamo parte e se poi ci manca un segmento di questo puzzle, ecco, poi c'è il rischio che si rovini tutto. Ecco, non do dobbiamo avere fiducia e lavorare per ricominciare quanto possibile l'attività, ma soprattutto dico per le generazioni più giovani, no? E anche per dare, dobbiamo lavorare per dare possibilità proprio di
non solo creare, ma di vivere, perché questo lavoro ci permette di vivere, è il nostro stipendio, è quel lavoro che ci permette poi di avere una casa. Voi oggi siete a casa mia, io ho voluto fare il collegamento da casa, così anche per aprire, diciamo, lo spazio in cui vivo al pubblico che seguirà poi la trasmissione. Mi sembrava corretto, visto che si chiama Teatro a Casa Tua. E questo è il mio spazio teatrale, la mia casa. Però io non vedo l'ora di poter fare un'altra intervista da un palcoscenico teatrale, perché anche quella è la mia casa, è la casa che io ho scelto e che ogni artista sceglie di vivere. Ed è giusto abitarla, la casa. Ecco. Sì, quindi rientrare, ricominciare proprio a vivere gli spazi. Un elemento che è emerso spesso durante queste chiacchierate è proprio il sentire il teatro come anche danza, come musica, come spettacolo dal vivo, come qualcosa di comunitario, come qualcosa di condiviso. Assolutamente. E mi viene naturale appunto pensare a una delle ultime iniziative che avete portato avanti come artisti associati, praticamente in extremis, quindi dal 22 al 25 ottobre c'è stato Vis-à-vis, il Gorizia Dance Festival, che tra l'altro è stata anche un'occasione quasi di buon auspicio di collaborazione tra Gorizia e Nova Gorica, che saranno capitale europea della cultura tra 4 anni, nel 2025. Puoi raccontarci com'è andato questo, diciamo, ultimo momento di spettacolo dal vivo condiviso prima di questa seconda chiusura? Beh, è stata una lotta che è appassionante e faticosissima, che però ha portato dei risultati davvero importanti. Credo che faccia anche questo festival abbia anche contribuito nel programma artistico poi ad avere a ottenere questo risultato di questa aggiudicazione, no? Di Gorizia e Nova Gorica, capitale della cultura europea 2025. Abbiamo pensato che era il momento di creare un progetto importante per la nostra città, cioè un progetto che possa crescere, e un progetto dedicato alla danza, appunto, che non esiste in tutto il Friuli Venezia Giulia, e credo che bisogna arrivare fino a Bassano per trovare un altro festival di questo genere. Quindi c'era, è anche unico. Poi è unico perché il nostro territorio è unico. Noi siamo una città che ha vissuto un confine, e quindi ha vissuto anche tanti dolori. Adesso il confine è aperto e vogliamo tessere rapporti con la vicina Nova Gorica. E ho trovato assolutamente corrispondenza da parte della direttrice dell'SNGE, che è il Teatro Nazionale in Nova Gorica, e abbiamo creato questo progetto che è transfrontaliero. Il linguaggio è la danza, quindi è un linguaggio universale. Abbiamo ospitato anche una compagnia croata ed è stata una grande vetrina per le compagnie italiane. E sono stati molti gli operatori che sono arrivati, nonostante la pandemia, dall'estero. Ho ricevuto molte lettere di congratulazioni, anche perché siamo stati un po' un esempio a livello europeo. Siamo riusciti a fare un festival, nonostante la pandemia, in un momento che tutti si erano fermati. Per fortuna siamo riusciti a chiuderlo il 25 di ottobre, 2 ore prima che scattasse poi, diciamo, il divieto assoluto di frequentare i teatri. Dal giorno dopo i teatri sono stati chiusi. Sì, Quindi diciamo che è stato importante, un progetto che io spero cresca in questi anni e possa, diciamo, avere il suo apice nel 2025, nell'anno in cui festeggeremo tutti, diciamo, la condivisione di progetti con Nova Gorica. quindi sì, diciamo che questa chiusura proprio al 25 di ottobre vogliamo vederla anche come un auspicio, come una abbiamo chiuso, abbiamo dovuto chiudere i teatri con un festival importante, la sua prima edizione, anche appunto coraggioso nel suo essere transfrontaliero, e vorremmo poi ripartire con la danza, con la nuova edizione di Vis-à-vis e con, diciamo, dei progetti anche che guardano al futuro del settore. Sì, Vis-à-vis è stato realizzato anche in collaborazione ad ERT,
Quindi io sono grato, oltre ovviamente alla Regione, al Comune di Gorizia, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, insomma abbiamo tessuto dei rapporti importanti, ovviamente i nostri vicini di Nova Gorizia, quindi che poi c'è stato anche, diciamo, l'angoscia dell'ultimo momento perché i teatri sloveni sono stati chiusi prima e quindi abbiamo dovuto traslocare gli spettacoli previsti a Nova Gorizia all'ultimo momento a Gorizia. Però li abbiamo fatti tutti, siamo riusciti a fare anche un progetto molto bello, Site Specific, in Piazza Transalpina, che è quella piazza per noi simbolo che unisce proprio le due città e i due stati. Molto bello. E nello stesso periodo eravate anche pronti come artisti associati, così come anche noi come Art, a lanciare i nuovi spettacoli, cioè a far partire le nuove stagioni, i recuperi delle vecchie stagioni e quindi ripartire anche con la prosa. E nel vostro caso, appunto, c'erano anche delle produzioni in corso. Ne ricordo due che erano quelle che avremmo ospitato e che ospiteremo in realtà nei teatri del circuito Art, che sono appunto Yolanda, la figlia del Corsaro Nero, e Scusa, Esatto. appunto con Veronica Pivetti, e Scusa, sono in riunione, ti posso richiamare. E, appunto, noi eravamo pronti a ripartire, immagino anche voi. Adesso su cosa state lavorando? Queste produzioni comunque sono ancora in corso, le vedremo in futuro? Allora, scusa, sono in riunione, ti posso richiamare la bellissima commedia di Pignotta. Con protagonista Vanessa Incontrada, l'abbiamo rinviata alla prossima stagione perché saremmo dovuti essere in tournée in questo periodo e non è possibile. Quindi la recupereremo da dicembre del 2021 per poi andare avanti gennaio, febbraio e marzo. E speriamo di recuperare le date che avevamo programmato, che sono tante. Con Veronica invece stiamo lavorando proprio in questi giorni. E sul nuovo progetto che è quello Yolanda, la figlia del Corsaro Nero, è tratto dal romanzo di Emilio Salgari, o Salgari, insomma. Ci stiamo lavorando, è tutto pronto, andremo in prova a giorni. Le prove sono concesse in questo periodo, ovviamente tutti hanno fatto il tampone, lavoriamo ovviamente in sicurezza con la massima tensione, ma potremo provare. E quindi proviamo nel mese di febbraio, i primi di marzo, e immaginiamo subito dopo la riapertura dei teatri di ripartire con il tour che abbiamo organizzato. Questo è uno spettacolo molto divertente, è uno spettacolo con delle canzoni. Come era anche Victor Vittoria che voi avete ospitato, siamo nel mondo dei pirati, quindi il racconto di una grande avventura, che poi è l'avventura anche dei nostri giorni. Quindi il pubblico penso che lo potrà apprezzare. Ecco, questo invece era Victor Vittoria che abbiamo replicato per 200 giorni, che ha fatto davvero tutti i teatri d'Italia. E ci ha dato tantissima soddisfazione. Devo dire che con Veronica lavoro molto bene e c'è diciamo, un intento comune. Vediamo il teatro nello stesso modo: è un teatro che è testo, che è regia, ma che anche scene, costumi. Cioè, vogliamo creare per il pubblico proprio quella macchina teatrale che lo possa far sognare, ecco, perché la serata a teatro è una serata importante. Sognare, ma anche poi riflettere, perché i temi che poi affronta Yolanda, la figlia del Corsaro Nero, sono temi contemporanei, quindi la condizione della donna, quindi è uno spettacolo ecologista. Quindi, insomma, sarà un piacere allestirlo. Peraltro, questo Yolanda, la figlia del Corsaro Nero, mi vede tornare alla regia, e questo è un bellissimo opportunità per me, insieme all'autrice che è Giovanna Gra. È bello, insomma, anche penso per il pubblico sapere che nei teatri succede qualcosa, che appunto sapere che le compagnie possono provare e anche che si può costruire qualcosa di nuovo, cioè come in questo caso effettivamente si sta producendo uno spettacolo. Quindi penso sia importante e bello raccontare al pubblico anche questa parte del lavoro che appunto. Sì, se vuoi un giorno ci colleghiamo dalle prove.
se ti fa piacere, ci organizziamo, ci colleghiamo ad una sessione di prove, quindi il pubblico può anche vedere quello come si crea uno spettacolo, che non è una cosa semplice. Io ci sto lavorando già da almeno 3 mesi, quindi le scene sono già pronte, i costumi sono in cantiere, ovviamente le musiche, il cast è stato determinato e insomma, piano piano si va avanti. Ho fatto molti incontri web, pochi incontri di persona, purtroppo, però siamo andati avanti con l'attività. Comunque i teatri sono sempre, in questo periodo non sono stati chiusi mai, sono stati sempre, hanno ospitato residenze artistiche, hanno ospitato prove, hanno ospitato laboratori per i bimbi, quindi noi non ci siamo fermati mai, né negli uffici né nei teatri. Quindi sì, un E non lo teatro. voglio fare. Sento una forte responsabilità nei confronti sia diciamo, dei dipendenti, ma anche degli scritturati, cioè dei lavoratori. Ecco, sento una grandissima responsabilità e quindi farò di tutto per non fermarmi. Sì, perché il teatro, diciamo, resti vivo e continui a fare cultura, anche se appunto in questo momento appunto non può essere aperto al pubblico, ma si trovano magari appunto nuove strade per conservare il rapporto con gli spettatori, che anche se non possono poi venire a vedere lo spettacolo, appunto possiamo crearci degli spazi come questo, che sono spazi di incontro, di riflessione e di racconto. Esatto. C'è un'ultima domanda, un ultimo spunto di riflessione che ci tengo particolarmente a fare. Appunto, è impossibile non concludere questa chiacchierata con un pensiero rivolto a Gianrico Tedeschi, che appunto hai menzionato all'inizio, ma volevo lasciargli dello spazio. Guarda, facciamola breve perché è una cosa che mi emoziona. Ti ho portato questa, guarda. Sì. Non so se la riesci a inquadrare. Sì, la vediamo. Vedi, guarda. Le ultime lune, Di Furio Bordone, Teatro Eliseo, Roma, 2002. 2002, vedi? Ecco, Sì. questo è stato non il primo spettacolo. Allora, con Gianrico. La storia è molto lunga. Io, come ti dicevo, avevo conosciuto Gianrico come spettatore e lui come protagonista al Teatro Italia. Avevo visto una commedia che poi non è più stata fatta, che si chiamava Antonio von Elba. Ed era una commedia molto forte e mi aveva un po' impressionato perché raccontava dei personaggi molto, molto forti. Ed era ambientata un po' nel mondo del teatro questa commedia. Mi ricordo che la Vazzoler, la Eisa Vazzoler, che era coprotagonista, interpretava una cantante lirica. E vabbè, poi i tempi sono trascorsi. Poi io ho cominciato a fare questo lavoro. Sono stato anche molto fortunato perché ho vinto il primo provino, la prima audizione che io ho fatto, ancora prima di finire l'accademia, l'ho vinta. Quindi ho cominciato a lavorare subito. Diciamo, vedi, poi mi emoziono. Aspetta, e poi, diciamo, quasi immediatamente l'anno dopo aver vinto questo provino al Teatro Stabile di Trieste, sono stato scritturato dallo Stabile di Roma, il Teatro Argentina, ed ero l'attore giovane dello Stabile di Roma. In quell'occasione, il primo attore era Gianrico Tedeschi. Ed è lì che poi l'ho potuto conoscere di persona. Ed è nata, come posso dire, un'amicizia con lui e con Marianella Laszlo, che è sua moglie, e anche questo grande, ovviamente, stima, ma mia nei suoi confronti, infinita. Io credo che Gianrico sia stato il più grande attore della seconda parte del Novecento italiano, teatrale. E da parte sua probabilmente vedeva questo ragazzo con delle doti, con delle capacità che doveva ancora crescere, però mi è sempre stato vicino. Tanto che quando lui ha fatto una regia di uno spettacolo di Goldoni, che era La famiglia dell'antiquario, che poi ha debuttato a Tolmezzo,
Mi ricordo che le ultime prove noi le abbiamo fatte a Tolmezzo. Io ho accettato immediatamente, lui mi ha chiamato e io ho accettato di lavorare con lui in questa sua regia. Tieni presente che in quei giorni, in quel periodo, io stavo facendo un film con Fellini, un film che però non finiva mai, le riprese non finivano mai di questo film, slittava continuamente, quindi a un certo punto era arrivato il momento in cui io dovevo cominciare le prove con Gianrico. Tieni presente che non avevo firmato il contratto con Gianrico, quindi io potevo anche dire, vabbè, sto facendo un film con uno dei più grandi registi al mondo, rinuncio. Invece andai da Fellini, parlai con lui e gli dissi, guarda, guardi maestro, io ho questo contratto, questo impegno con Gianrico Tedeschi. E lui mi ha detto, con Gianrico Tedeschi tu devi andare. E mi ha lasciato libero dal film e sono andato a fare le prove con Gianrico Tedeschi. Perché ti racconto questo? Perché questo, diciamo, comportamento serio nei confronti di un contratto non scritto, ma di una parola, il comportarmi correttamente mi è stato ampiamente ripagato, perché quando è arrivato il momento di inaugurare il teatro di Cormos, Sono qui momenti veramente si poi. va al di là del teatro, perché non chiedi a Fulvio che metta una fotografia. Bravo, eccola qua. Sono stato ripagato perché a una telefonata di due parole, Gianrico, c'è un teatro nuovo, lui mi ha detto, vuoi che venga lì? Ecco, questo è Gianrico Tedeschi. E io l'ho visto arrivare in macchina, lui aveva già 80 anni, davanti al teatro, mentre noi stavamo facendo le prove dell'inaugurazione del teatro, e da quel giorno le nostre vite si sono unite, perché lui mi ha chiesto di lavorare con me. È stato lui che mi ha ripagato di quella fiducia che io ho avuto nei suoi confronti molti anni prima. E quindi, dopo questa commozione, io ringrazio Gianrico per quello che mi ha dato senza dirmi mai nulla, perché non mi ha voluto mai essere un maestro. È stato un amico e, nello stesso tempo, il più grande maestro che io potessi avere. E con lui ho fatto dei progetti bellissimi, tra cui Le ultime lune, che ti ho fatto appena vedere, che ha replicato 550 recite per 9 anni consecutivi. E poi abbiamo fatto tante cose, Smemorando, Il medico per forza, I minetti di Bernard, Del tutto per bene di Pirandello, Metti in salvo il tesoretto, dove io feci la regia per lui. Insomma, abbiamo lavorato tanto bene insieme, ci siamo voluti bene, ci siamo frequentati tanto. Lui mi ha raccontato storie della sua vita che non aveva raccontato a nessuno, perché lui ha avuto l'inizio del suo lavoro è stato tragico, perché lui ha iniziato a fare l'attore in campo di concentramento ed è da lì che è partita la sua vita teatrale. Poi è arrivato a Milano ed è entrato al Piccolo Teatro, eccetera, eccetera. E quindi Gianrico è stato un compagno di lavoro, un padre, un amico. È stato tanto, e la sua, è vero, è vissuto fino ai 100 anni, è vissuto bene, accudito fra l'altro da Marianella, che è una donna straordinaria e che sento ogni tanto, anzi troppo poco, devo chiamarla, e ha vissuto tanto, però la sua mancanza è enorme nel mio cuore e anche in seno agli artisti associati, perché noi lo ricordiamo sempre, tutte le settimane, in qualche modo viene in mente Gianrico e si parla di lui. E È con voi. No, io con noi, sì. ti ringrazio di cuore, in realtà, appunto, da parte di tutto il pubblico per aver condiviso questo ricordo con noi, per averci raccontato questi momenti e per averci emozionato. Beh, sai, Gianrico è speciale. Gianrico è speciale e quindi non si può che ricordare, però lo ricordo anche con tanta gioia,
Ci sono molti aneddoti divertenti, abbiamo riso tanto, abbiamo viaggiato col suo cane lupo per degli anni. Gianrico viaggiava, i primi anni viaggiava con un fiorino, Marianella, sai che cos'è il fiorino? È una macchinetta tipo un piccolo camioncino, no? Dove, come un'ape, chiuso. E lui viaggiava a 40, 60 all'ora, 80 in autostrada, piano piano. Quindi mi ricordo che i primi anni che avevo installato in macchina il navigatore, non si rendeva, mi diceva, ma com'è che tu riesci ad arrivare a teatro così velocemente? No? Perché in fondo lui diceva sempre, quando arriviamo in una città, la prima cosa, quando vediamo una persona, dobbiamo fare l'informazione verbale, fermare è un la persona e dire dov'è il teatro? E lui ci avrebbe risposto, teatro, c'è un teatro in questa città. Perché succedeva questo, teatro, ma non lo so. E poi in fondo poi arrivavamo al centro della città, cittadina, paese, e il teatro si trovava ed era sempre esaurito con Gianrico. Quindi grandi, bellissimi ricordi. Se vuoi una volta facciamo una puntata tutta dedicata a lui. Sarebbe bello e ce ne sarebbero tante di storie da raccontare ed è bellissimo per me e per noi ascoltarle. E quindi davvero ti ringrazio di cuore un po' per tutta questa chiacchierata, per essere stato nostro ospite. Grazie a voi, grazie a te per aver pensato a questo progetto. Saluto tutti gli spettatori che vedranno questa intervista e a loro dico dai, incontriamoci quanto prima a teatro. State vicino al teatro, non dimenticate che ci siamo, siamo qui, pensiamo alla ricostruzione delle stagioni e presto ritorneremo a emozionarci tutti insieme. E non posso aggiungere altro a questo splendido augurio, non faccio altro che ricordare che il Teatro a Casa Tua torna giovedì prossimo, sempre alle 18:30, sulla pagina Facebook dell'Arte di Venezia Giulia, e chiunque voglia riascoltare e rivedere tutte le puntate le trova proprio qui su Facebook e su YouTube. Grazie e buona serata.